Il prezzo del carburante continua a salire attestandosi intorno ad 1,20 euro. Un costo proibitivo se dovesse rimanere così alto la ripresa della pesca porterebbe, come facilmente prevedibile, a nuovi stop da parte del settore ittico. A lanciare l'ennesimo allarme il presidente regionale di Federpesca Vincenzo Staffilano, che si dice fortemente preoccupato per la condizione che si sta prefigurando in prossimità del rientro in mare, finito il fermo biologico che terminerà il 21 settembre. Con questa situazione attuale del costo di carburante le imprese di pesca non riescono neanche a pareggiare gli incassi e quindi diciamo, le imprese sono tutte in perdita. Speriamo che ci sia qualche novità anche da parte del governo su questo decreto aiuti che dovrebbe uscire, ma ci spero poco. Comunque l'importante è, diciamo, è trovare una soluzione e anche la marineria e Cedo Pescherezzi a questo punto deve prendere decisione e deve vedere che cosa fare. C'è stato questo fermo biologico e magari è un respiro di questo, ma si pensa anche a delle giornate. L'unica che si potrebbe attivare, se l'attivano, è la CISOA, quindi la CISOA come l'agricoltura, una volta che si raggiunge almeno le 160 giornate all'anno di lavoro, le rimanenti giornate potrebbero essere indennizzate dal governo. Il gasolio è la prima voce di spesa per imbarcazione da pesca e rappresenta circa il 60% dei costi totali, più delle retribuzioni del personale di bordo. Il prezzo del gasolio deve scendere al di sotto di un euro, cioè 80 centesimi dovrebbe essere, per poter lavorare, per poter almeno avere un piccolo utile per le imprese di pesca, perché altrimenti superiore a 80 centesimi non riusciamo a pareggiare i conti. Secondo Staffilano, di questo passo la pesca a strascico anche nel porto di Giulianova rischia di scomparire. Nessuno ha queste condizioni incentivato a proseguire la propria attività. D'altronde l'unica via è quello di far sentire la nostra voce nelle sedi istituzionali per vedere, ma siccome è una situazione diciamo, mondiale, quindi è una situazione generalizzata su tutti diciamo, i settori, non solo la pesca ma anche gli altri, sappiamo pure che è un momento di crisi particolare per tutti i settori, però ecco, anche la pesca giustamente non vuole non rimanere fuori, non vuole essere penalizzata perché è già penalizzata, ma almeno assicurare un piccolo pane al mese per i propri dipendenti.